so chi di voi non ha conosciuto Domenico, ma sono pochi sicuramente perché non l'hanno conosciuto. Domenico ha cominciato a suonare nel 93-94 con noi, quindi esistevamo da 2 o 3 anni. Le fotografie più lontane che ho trovato sono quelle del concorso di Valencia, dove lui c'era. In quel concorso non siamo rimasti in tanti, però qualcuno c'è ancora. E ha suonato certamente fino al 2008, qualcuno dice anche oltre. Ha suonato tantissimi anni, magari non continuativamente, perché quando poi avevamo noi il clarinetto basso al nostro interno, lui si tirava indietro, salvo poi tornare tutte le volte che c'era bisogno. E è stato sempre correttissimo, umilissimo, felicissimo di venire a suonare qua, non ha mai fatto pensare niente, non ha mai fatto la minima polemica. Voi dite, si dice sempre così perché sono morti, no? Però è proprio vero, è proprio la verità. Oggi eravamo al funerale io e Gabriella e sua moglie ci ha raccontato che quando era piccolo, lui è nato in una famiglia poverissima, era più piccolo, e quando lui era piccolo guardava la televisione dell'orchestra sinfonica, i suoi fratelli gli dicevano: cosa guardi quei frin frin che bisogna lavorare? E lui gli rispondeva: ma quella è musica. Se c'è una cosa che anch'io ho imparato da lui è l'amore per la musica con la M maiuscola. Lui veniva qua per la musica con la M maiuscola. Adesso tutti quanti prendiamo poco per venire qua e sicuramente non c'è nessuno che viene per i soldi qua dentro, la miseria che abbiamo. Quando ho cominciato lui, probabilmente, senza probabilmente, davamo ancora molto di meno, quindi nessuno veniva per i soldi, ma lui certamente veniva perché sapeva di trovare della bella musica. E oggi la sua banda ha suonato, e il primo pezzo che ha suonato è stato Irish Tune from County Derry. Questo per me è stato molto importante, perché a parte il mio amore per Granger, significa che comunque qualche cosa è nato insieme ed è nato qua. Se c'è una cosa che posso dire di aver imparato da lui è il rispetto e l'amore per la grande musica, che è la cosa che fa andare avanti tutto, al di là di noi, capite? Siamo solo dei mezzi per un fine che è molto più alto. Non dobbiamo mai dimenticarci di questo. Questo lui ci ha dato un grandissimo esempio, sicuramente. Per cui vorrei suonare per lui, e lo stiamo registrando, poi lo daremo a Cinzia, che oggi quando gliel'ho detto è rimasta contentissima. Vorrei suonare la Trans Symphony perché è uno dei più bei pezzi che siano mai stati scritti per una commemorazione funebre, e non è una marcia funebre. Lo suoniamo pensando a lui, non solo a lui. Abbiamo avuto l'anno scorso la scomparsa di Nando Lomegialli, purtroppo non stavamo facendo prove, per cui non abbiamo potuto fare niente nel periodo di prove. Abbiamo avuto prima ancora la scomparsa di Giorgio Corti, di